What has changed as a cameraman in the last 40 years? Sì, sono cambiate molte cose: è cambiato il supporto, dal film siamo passati al digitale, e questa cosa è stata una grande innovazione, meravigliosa per quanto mi riguarda. Ma devo dire, sono anche cambiate le luci: nel senso che le luci che noi usiamo non sono più le stesse, nel senso che il digitale eh, chiede delle luci più morbide. E meno dirette, meno violente e quindi adesso noi usiamo dei pannelli di LED che sono veramente molto comodi molto, anche con molto risparmio di energia quindi molto spesso possiamo attaccare le nostre luci direttamente alle spine di casa e questo è un grande vantaggio perché alcune molte pesantezze del cinema tradizionale le stiamo fortunatamente perdendo. Un'altra cosa che assolutamente è migliorata moltissimo è la post-produzione, nel senso che la color correction adesso è una cosa molto più interessante e molto più elastica di quello che poteva essere una volta. Quando giravi in pellicola, potevi fare solamente più chiaro, più scuro, più freddo, più caldo. Sto esagerando, ma era così. Adesso possiamo fare moltissime cose, tutte le cose che noi eravamo costretti a fare direttamente sul set, tipo mettere in ombra una parete. O mettere delle bandiere fastidiosissime, ingombranti, adesso possiamo farle in post-produzione, cioè adesso è tutto molto più libero per gli attori e per i movimenti di macchina. Cioè viviamo in un'era meravigliosa da quel punto di vista. Forse una delle poche cose buone del progresso. Qual è la differenza tra lavorare come cameraman per commerciali e per film? Beh, è un DOP che fa pubblicità, diciamo, è uno schiavo del cliente, uno schiavo del prodotto, uno schiavo dell'agenzia, praticamente mette le luci che loro vogliono che tu metta e quindi ha una capacità di intervento molto limitata. È un direttore della fotografia che fa fin di finzione ha sicuramente molta più libertà. Eh, diciamo che il problema è eh, le serie televisive, ecco, le serie televisive Sento che c'è un intervento molto pesante sulla qualità dell'immagine anche da parte dei committenti, molto più che nel cinema. Quindi, lo spazio di libertà nel cinema è oggi più ampio che nelle serie tv. Le serie tv iniziano a essere non come le pubblicità, però iniziano a avere dei condizionamenti sulla qualità della luce, sull'oscurità della luce, sulla quantità di colore che forse sono eh, diciamo un po' pesanti. What did you value the most for a great image? Non sono assolutamente interessato alla questione delle lenti. Penso che sia una questione veramente secondaria, legata al passato. Eh, sono interessato al tipo di macchina che uso, certamente, perché questo invece sì. Però forse la cosa che è più importante non è tanto la lente, non è tanto la macchina, è il rapporto con la uh, post-produzione. Perché il, nel nella, fase di color correction finale si possono fare veramente delle cose incredibili oggi che non si potevano fare in passato e quindi quello secondo me è l'aspetto più importante essere ossessionati dalla qualità della macchina o della qualità della lente è un falso problema. Il problema è dove si vuole andare e come si vuole andare e quel come si risolve eh, in gran parte nella fase di color correction. Io credo che il rapporto col color grader sia il rapporto più importante dal punto di vista del risultato finale dell'immagine. Ne sono convinto. Is there an advice you want to give to young cinematographers? Sì, uh, quello che voglio dire a loro, ai giovani direttori della fotografia, è che la devono smettere di pensare al passato come qualcosa di meraviglioso o qualcosa che loro non hanno più, cioè di pensare continuamente con rimpianto al passato è un grandissimo errore. Voi avete davanti a voi delle nuove possibilità, molto, meravigliose, molto più elastiche di prima, meravigliose, e avete il dovere di pensare anche a un'estetica nuova per far sì che questi nuovi strumenti di ripresa abbiano una loro definitiva. Eh, vita e un loro definitivo senso perché rifarsi ai modelli del passato oggi è assolutamente ridicolo e controproducente voi avete un mondo davanti dovete pensarlo non in termini tecnici ma in termini artistici quello che deve essere importante per voi è la vostra conoscenza e la vostra curiosità verso il mondo il cinema è un atto politico e va fatto politicamente e va interpretato politicamente perché noi vediamo film e facciamo film perché questi film hanno un senso e quindi anche la forma di questi film deve corrispondere al senso politico del film che state facendo. E le questioni artistiche sono totalmente inessenziali.